Benvenuti a questa edizione delle notizie del giorno delle 6 del mattino del 10 settembre 2019. La Camera vota la fiducia a Conte con 343 sì e 263 no. Il punto più alto della bagarre e della litigata in Senato si è raggiunto quando il Premier ha detto elezioni sarebbe stato irresponsabile e dai banchi del Carroccio ci sono levati gridi e cori da stadio, dicendogli venduto, buffone e altre cose, come ad esempio venduto, finché è dovuto intervenire il Presidente della Camera Fico dicendo adesso basta, cori da stadio. E Conte attacca Matteo Salvini senza mai pronunciare il suo nome e dice alla Lega: guardate solo al vostro interesse elettorale. La Meloni attacca Di Maio: sei più trasformista di Scilipoti. E l'opposizione scandisce elezioni, elezioni. E alla fine Conte sbotta e va contro appunto Matteo Salvini. Il Premier in aula parla di un cambio culturale nel discorso di avvio del nuovo esecutivo. Primo intervento, secondo lui il più importante, sugli asili nido. Tra i nodi su cui intervenire, una legge per la parità di genere e nelle retribuzioni. Poi la replica tra le contestazioni dell'opposizione. Di fronte proprio al palazzo di Montecitorio, dove erano riuniti per la fiducia a Conte, c'è Piazza Colonna, dove la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha organizzato una manifestazione senza simboli di partito e senza bandiere, dove si è riuniti anche i militanti della Lega con Matteo Salvini e quelli del nuovo partito del governatore della Liguria, Toti, Cambieremo. E qui praticamente c'erano anche alla fine persone di Forza Italia, perché Toti si è appunto staccato da Forza Italia alla manifestazione indetta appunto da Fratelli d'Italia, striscioni con scritto in nome del popolo sovrano, no al patto della poltrona. Polemiche anche per alcuni saluti romani che avrebbe fatto qualche persona nella piazza. Si pensava a poche persone, ma la piazza stracolma ha riempito anche tutte le vie laterali che hanno dovuto chiuderle anche al passaggio pedonale perché erano sovraffollate, quindi hanno piazzato anche degli schermi nelle vie laterali, nelle piazze laterali per far vedere appunto i comizi di Salvini, Meloni e Totti. E Salvini aggiunge: se cambiano quota 100, li chiudiamo nel palazzo e non li facciamo più uscire né a Natale né a Capodanno. Casa Pound e Forza Nuova rimossi da Facebook e Instagram con la motivazione: diffondono l'odio. Proprio nel giorno della fiducia a Conte, la presenza sui social del movimento è stata fortemente ridimensionata. Google, indagini antitrust in 48 stati degli Stati Uniti, domina il mercato di pubblicità e ricerche. 2 giorni dopo l'apertura di un'inchiesta simile su Facebook da parte di 8 stati, le procure degli altri 48 hanno annunciato l'indagine su Google. In borsa corrono i titoli del nuovo governo, i 15 favoriti dal programma giallo-rosso. Passiamo alle ferrovie: 600 nuovi treni regionali, più assunzioni e biglietti su misura. Le prospettive di crescita: in 5 anni il PIL può salire del 2% con gli investimenti stanziati. In arrivo 600 convogli. Passiamo a Bruxelles, la squadra di von der Leyen, Gentiloni prenota l'economia, l'italiano verso il portfolio più delicato chiesto da Roma, ai francesi il mercato interno e l'industria, oggi in nottata dovrebbero esserci le nomine. Ciro Grillo ha sequestrato il suo cellulare e perquisizioni nella villa del padre. Ad Ivrea un asilo esclude 2 sorelline. Perché non in regola con i vaccini. La madre in sciopero della fame. Il legale dell'istituto Villa Girelli dice: la scuola applica la legge e le discussioni si affrontano in aula e non all'asilo davanti ai bambini. Turbolenze sul volo Lamezia Terme, Berlino: 8 feriti prima dell'atterraggio. Una donna è in gravi condizioni.
Passiamo e ritorniamo in Italia ad Ostia, sul clan Spada Stangata, appunto. Chiede 3 ergastoli la procura e 208 anni di carcere. Carcere a vita per il boss Carmine, il fratello Roberto, famoso per la testata a un giornalista Rai, e il nipote Ottavio. Flavio Briatore decide di scendere in campo con il suo nuovo movimento del fare. Fucine di idee per il paese. Su Instagram presenta il suo nuovo logo e dice a Salvini: se sono disponibile per qualsiasi incarico mi vorrei dare in un governo futuro, o se non fosse così vorrei allearmi con il mio movimento a te nelle prossime elezioni. Il Papa a Mauritius, un futuro per i giovani contro le nuove schiavitù. In 100.000 alla messa a Port Louis, duro constatare che, nonostante la recente crescita economica del paese, sono i ragazzi a soffrire di più per la disoccupazione. Grazie per aver ascoltato questa edizione del telegiornale e vi rimando alla prossima. Arrivederci.